Qui è il quartier generale. Chiamatemi il maggiore Johnson e il tenente McCain. Maggiore, sono il colonnello. Vi aspetto a lei e al tenente nel quartier generale. Massima riservatezza. Maggiore, tenente, grazie di essere venuti. Il problema è grave. La riservatezza è massima. Siamo stati chiamati da un parroco di campagna. Sesto Imolese, Imola, regione ecclesiastica dell'Emilia Romagna. Vescovo Ghirelli. Il prete è un certo Don Francesco Gaeta. Il problema sembra questo. Il fatto risale a 2014 anni fa, quando un bambino nasce in una grotta a Betlemme. La gente in questa regione rurale, dove ha giurisdizione questo parroco, compie stranissimi fenomeni che non sappiamo definire. L'obiettivo è andare a verificare la chiarezza e la questione da un punto di vista sostanziale. Il soggetto in questione è lui, Don Francesco Gaeta, nato nel 77 a Lugo, Romagna. Ordinato sacerdote nel 2006, parroco a Sesto Imolese Balia dal 12 di giugno del 2010. Da quell'anno, da 4 anni e oltre, vede perpetrarsi la stessa tradizione. Allestire il presepe. Ma noi cosa c'entriamo in tutto questo, colonnello? C'entriamo e come? Il Vatican Bureau Investigation ha competenza sul campo. Noi siamo coloro che devono accertare la verità e andare sul campo per capire chiaramente cosa sta succedendo a Sesto Imolese Balia. Come procediamo? Qual è il protocollo? Agiremo con una task force mirata. Entreremo nelle case. Raccoglieremo del materiale. Nessuno la scamperà. Nessuno escluso. Ci dovremo travestire. Ma la nostra agenzia investigativa non ha esperienza in questo campo. Ce la faremo. Cosa vuol dire che ce la faremo? Sostanzialmente i periti teologici della nostra agenzia hanno rilevato che c'è un passo del Vangelo, credo Matteo 2:1-12, il quale sostanzialmente parla di queste tre figure: regali, sapienti, maestosi. Se ne andarono seguendo una stella cometa per arrivare alla grotta del Gesù Bambino. Ma come si chiamavano? Che cosa c'entrano? Melchiorre, Baldassarre, Gaspare. Erano i re magi. Con l'anello dove vuole arrivare? Organizzeremo un concorso dei presepi. 29, 30, 31 di dicembre. Primo, secondo giorno di gennaio. Una task force per entrare in tutte le case. Sarete voi, saremo noi a travestirci da magi. Il maggiore farà da fotografo. Ma se il maggiore fa le foto, manca un terzo uomo. Il maggiore fa le foto, io e lei tenente saremo dei magi. E ci vuole un quarto uomo, l'ho trovato io. E chi sarebbe? Lo vedete lì. Angelo Bassi, 4 settembre 1961, residente in Sesto Imolese, definito da sempre Salseiro della Bassa Imolese. Lui è il nostro uomo, lui sarà il terzo re magio. Lui ci aiuterà ad entrare e a penetrare in maniera pervasiva nelle famiglie del paese. Solo grazie a lui l'azione avrà successo. Solo grazie alla vostra sinergica collaborazione. Sta scherzando, vero? Ma è stato così serio? Partiremo domattina stesso. Non porremo tempo in mezzo. Dobbiamo muoverci. Ricevuto, signore. Tutto il Vatican Bureau Investigation è con voi. Buon lavoro.